la signora. Stanno arrivando altri colleghi, ma insomma, dopo diamo i materiali, quindi. Un po' di ritardi perché oggi c'è Putin a Roma e è un po' difficile spostarsi. Un pochino dal centro, dalle redazioni. Ecco la signora Maglio. Stella. Allora, benvenuto. Aspetto l'ok dalla regia. Allora, buongiorno e benvenuti a tutti a questa presentazione che a breve sveleremo di cosa si tratta, soprattutto per i colleghi della stampa, i quali non abbiamo annunciato nulla su questo invito per creare anche un po' di attesa. Intanto vi presento qui il tavolo dei relatori, partendo da Sabri Bezzetti, azzurro di basket in carrozzina, Carlo Di Giusto, direttore tecnico delle nazionali, Yuri Stara, segretario generale del Comitato Italiano Paralimpico, Luca Pancalli, presidente del Comitato Italiano Paralimpico, Fernando Zappile, presidente della Federazione Italiana Basket in Carrozzina, il dottor Fabio Ferretti, responsabile del gruppo sport della comunità di San Patrignano, e poi uno dei due capitani azzurri, Filippo Carossino. Benvenuti a tutti, approfitto per salutare la signora Stella Maglio che è qui presente, ci segue da praticamente da sempre, quindi buongiorno e benvenuta anche a lei, e ringrazio di nuovo tutti e partiamo subito con questa presentazione. Diamo le date 17, 18 e 19 luglio, sono tre giorni che faranno veramente la storia del basket in carrozzina. L'Italia in questi tre giorni sfiderà i campioni paralimpici in carica degli Stati Uniti e i campioni del mondo in carica della Gran Bretagna. Sono due nazionali quelle che affronterà l'Italia, che in totale hanno vinto 6 titoli europei, 7 campionati del mondo, 6 ori paralimpici e altre 13 medaglie paralimpiche. Quindi sono le due nazionali, possiamo dire, in assoluto più forti della storia di questa disciplina. Sono le stelle delle stelle di questo meraviglioso sport, ma quello che accadrà fra due settimane non è solo questo, non è solo la sfida sportiva, è il luogo dove si svolgerà questo triangolare unico e segnerà veramente un passaggio storico nel mondo di questo sport e anche in generale dello sport paralimpico, perché oggi siamo qui per presentare Stars in Sampa, ovvero le stelle a San Patrignano, perché il 18 e 19 luglio questo triangolare delle stelle si svolgerà dentro al palazzetto dello sport della storica comunità di recupero di San Patrignano, quindi un evento davvero unico nel suo genere, e proprio per questo, prima di dare la parola ai relatori, vi facciamo vivere una piccola anteprima attraverso un video. Due mondi che si confrontano, che si incontrano e dai quali noi davvero possiamo imparare tantissimo. Sensazione più bella, no? E poi anche particolare, che per la prima volta siamo noi che abbiamo qualcosa da imparare da chi ci osserva, no? Di solito siamo abituati, anche andando nelle scuole, che davvero quando raccontiamo quelle che sono le nostre esperienze e quello che facciamo nella quotidianità, sono gli altri a rimanere stupiti, no? Pensando a quello che facciamo, e oggi per la prima volta succede davvero il contrario, e penso che sia un'esperienza fantastica. Thank you.
questa esperienza mi ha insegnato oggi che non si smette mai di imparare. Avere la possibilità di parlare con ragazzi che hanno affrontato difficoltà o comunque vicissitudini della propria vita e la stanno superando in questa struttura, in questa comunità, o comunque parlandone anche con noi, veramente mi ha dato tanta energia, tanti spunti su cui non ho mai riflettuto, no? Sull'importanza di alcuni gesti, alcuni momenti di libertà, di voler fare quello che ci piace, e loro lo stanno facendo, nonostante anche loro hanno passato comunque vicende complicate, e veramente sono emozionato a star qui a parlare con questi ragazzi. Prima di mangiare il pane comunque teniamo un minuto di raccoglimento, quindi ci si alza in piedi, ci si batte le mani e sta in silenzio, perché Vincenzo ai tempi l'hanno sempre fatto, quindi anche per ricordare lui abbiamo questo minuto di raccoglimento, diciamo. Sicuramente sarà un grandissimo spettacolo, perché ospiteremo le più grandi squadre del mondo. Noi magari giocando, quando palleggiamo, non sempre magari si può toccare la ruota, perché magari se tocchi la ruota quindi perdi un tempo di gioco, comunque ci può essere un contatto. Invece così dai un colpo con l'anca e siano tutti legati. Adesso tu non sei legato, ma va benissimo, non c'è, anche perché non riuscire a essere legati. Perché così la senti tu, allora. Esatto. Ti muovi tanto quel movimento di bacino, di tronco, per chi riesce, no? E sì, il fatto che diceva Filippo è che le ruote sono la proiezione delle gambe, ok? Quindi è come se tu toccassi la ruota destra, la gamba destra e la gamba sinistra. È stata un'esperienza molto forte, comunque stare a contatto con dei ragazzi nazionali che poi giocano in carrozzina è tanta roba. Comunque noi giochiamo a basket qua dentro, però è un'esperienza che, come dicevo appunto ai ragazzi, che mi porterò per sempre, è stato bellissimo. Poi mi dà un senso molto d'appartenenza, mi sono sentito molto uguale, senza nessun giudizio, e mi sono trovato molto bene, sono stato bene con loro, anzi sono ragazzi che possono dare veramente tanto. Non sarei mai immaginato di provare una cosa del genere, comunque è veramente complicato e soprattutto ci vuole veramente coordinazione, cioè un'esperienza penso molto particolare da provare. Cioè, comunque mi trovo in questo posto per tanti problemi che ho avuto, sia nell'infanzia sia da ragazzino, però parlando con loro più che altro sono molto sorpreso dalla forza, dalla volontà. Comunque hanno avuto degli incidenti, ho parlato con un ragazzo che ha avuto un tumore da molto giovane e soprattutto che non si sono arresi. Io ci sono, cioè, lo sto guardando oggi tutto il giorno, mi sto divertendo moltissimo e cioè, vedere questi ragazzi, ma un po' alla fine è un po' quello che vorremmo noi insegnare ai nostri, cioè l'unione di squadra e che cosa si può fare
non dandosi limiti. I ragazzi quando arrivano qua, i nostri ragazzi ovviamente hanno sbagliato, costruito poco, pieni di limiti. Ecco, mi auguro che vedendo anche i ragazzi che oggi sono qua e che stanno con loro partecipando a questa partitella, cioè capiscono che proprio nella vita non darsi limiti e vedere sempre oltre, sempre oltre. Giornata dove ho imparato tanto e dove c'è stato veramente uno scambio alla pari, e oggi posso dire che io ho imparato qualcosa in più, quindi sono veramente felice. Beh, in effetti le immagini, diciamo, hanno reso, no, l'unicità di questo triangolare, di questo torneo, e di questo bisogna ringraziare la persona che ci ha creduto sin dall'inizio con convinzione per la realizzazione di un torneo del genere, perché insomma potete immaginare anche portare appunto delle nazionali dagli Stati Uniti, dalla Gran Bretagna, nazionali appunto anche quotate, appunto organizzare un evento così complicato, e chi ci ha creduto fin dal primo momento con convinzione è proprio il presidente Luca Pancalli, al quale cedo la parola. Grazie. Allora, grazie innanzitutto della vostra presenza, grazie al presidente Zappile, ai due campioni, al CT di Giusto, responsabile della comunicazione di San Patrignano. Per noi questa è una giornata, al di là poi delle notizie che sono naturalmente riferite ad un evento che è una conferenza stampa di presentazione di una cosa alla quale abbiamo creduto sin dalla prima ora. È una giornata importante prima di tutto perché inauguriamo con te, caro Fernando, questa sala multimediale, saletta multimediale, per fare le nostre conferenze stampa, le nostre riunioni, per cui la inauguriamo nel modo migliore, perché è un evento al quale noi abbiamo creduto sin dall'inizio, e poi perché questa presentazione si colloca in un periodo particolarmente denso di risultati per il Comitato Italiano Paralimpico, per le sue federazioni. I nostri cuccioli campioni, come li ho ribattezzati, sono appena tornati dai giochi paralimpici giovanili europei, una squadra di giovani dai 12 ai 23 anni, quindi veramente dei cuccioli che hanno fatto la loro prima esperienza, alcuni, la maggior parte, la loro prima esperienza in maglia azzurra. C'era pure la squadra giovanile della federazione di Fernando. Devo dire, al di là dell'argento, il fair play dei nostri colleghi non è stato particolarmente consono al tipo di manifestazione, però insomma, come avete letto, insomma, sopravanzare la Francia e la Germania in termini di risultati per un paese come il nostro, che è esploso sotto il profilo paralimpico negli ultimi 20 anni, comunque è un risultato che naturalmente, di cui vado fiero e condivido con tutti i presidenti che hanno le loro squadre là. Peraltro poi insomma, ci collochiamo in un momento subito dopo l'assegnazione delle Olimpiadi e Paralimpiadi di Milano Cortina nel 2026, per cui per noi è un periodo particolarmente importante, al quale si aggiungono naturalmente eventi sportivi come questo che ci aprono verso una stagione nella quale, e qui mi rivolgo al CT di Giusto, la nostra nazionale di basket in carrozzina, al quale voi sapete io sono particolarmente legato, non perché non lo sia le altre, non voglio ovviamente, devo necessariamente essere terzo in questo, però insomma non nascondo nulla se affermo che il basket in carrozzina
è il nostro, tra virgolette, calcio, è la disciplina, tra le discipline, ma forse la più spettacolare, la scrivo insieme all'hockey su ghiaccio, più spettacolare, anche la più complicata e difficile per ottenere le qualificazioni, perché il livello è altissimo. Per cui l'evento che oggi celebriamo e presentiamo è un evento che si colloca in un percorso che idealmente inizia qui e mi auguro possa finire su un aereo per Tokyo. Ma questo fa parte naturalmente degli auspici. Fate tutti i segni di scongiuro, ma io lo devo dire, vi devo caricare di questa responsabilità, anche perché altrimenti la federazione naturalmente avrà molto meno disponibilità in termini di fondi da parte del Comitato Paralimpico, ma questa è una sottolineatura. E devo ringraziare, perché al di là di questo, che naturalmente riveste un aspetto e un contenuto tecnico agonistico che poi rimetto al presidente Zappile e al CT di Giusto, una cosa della quale mi fa particolarmente piacere, perché collocare questo evento nella comunità di San Patrignano vuol sottolineare ancora una volta quella che è una strategia di politica sportiva che la famiglia paralimpica italiana sta perseguendo da diversi anni. Siamo passati attraverso l'organizzazione di Casa Italia Paralimpico a Rio, in parrocchie ai confini con delle favelas, e quando con Fernando ne abbiamo parlato, perché con Fernando facciamo tutto, e credo che questo non tolga nulla a te, ma tantomeno a me, facciamo tutto condividendolo. Abbiamo cominciato a ragionare, c'era pure il segretario generale della federazione, Alessia, su dove collocare un evento del genere. Cercavamo una location che potesse unire quella che è la dimensione valoriale del movimento paralimpico italiano, della federazione, di quello che lo sport paralimpico vuole rappresentare, con una dimensione ancor più importante sotto il profilo ovviamente della società civile, che abbia la stessa capacità di comunicare una dimensione valoriale importante. E allora l'immaginare la possibilità, che poi si è realizzata, di poterlo fare, e ringrazio i responsabili della comunità di Patrignano, presso la vostra location, ci inorgoglisce, sia perché da un lato interpreta in maniera assolutamente pertinente il nostro approccio, ripeto, di politica sportiva. Personalmente mi riporta, voi siete giovani e qui tradisco la mia età, almeno a 30 anni fa, quando nel mio percorso professionale, all'epoca ero ancora un atleta, ma nel mio percorso professionale ho lavorato molto con la comunità di Vincenzo Muccioli, perché all'epoca insomma, svolgevo dei ruoli particolari, e quindi mi riporta indietro nel tempo, in un momento nel quale tutto ciò che si faceva sembrava quasi inimmaginabile, però anche quello è stato un sogno realizzato e che secondo me ha rappresentato, al di là della realizzazione del sogno, una conquista e la capacità di riregalare una vita a persone, come lo sport paralimpico riregala una vita a tante altre persone per motivi diversi. E quindi in questa dimensione molto comune e che ci avvicina, l'esempio di ragazzi che hanno vissuto nel loro percorso di vita un momento difficile, come tutte le persone che in qualche modo diventano disabili, ma che hanno ritrovato nello sport il riscatto, la dimostrazione di essere e di riuscire a diventare degli atleti con la A maiuscola, e forse nel vostro caso ancora più grande per le considerazioni tecniche agonistiche, si sposa perfettamente con una dimensione dove si cerca nello stesso modo di come dire, consentire di risognare una propria vita a ragazzi che magari hanno avuto altro genere di difficoltà. E io credo che questa sia un'istantanea del paese che andrebbe, in qualche modo meriterebbe un po' di attenzione. Come lo sport diventa oggettivamente pezzo di politiche pubbliche di un paese e investe sui propri atleti, sulle proprie politiche sportive, per lasciare qualcosa oltre le medaglie e le qualificazioni, caro CT di Giusto. Quindi, detto questo, naturalmente io ringrazio Fernando, perché poi dietro queste cose ci sta sempre il lavoro di una federazione. Ringraziando Fernando, naturalmente ringrazio tutti i tuoi collaboratori, tutti coloro che lavorano dietro le quinte per realizzare delle cose. Ai ragazzi dico, voi siete, ricordatevi sempre, voi due in rappresentanza di tutta la squadra,
ancorché di tutta la famiglia cestistica del basket in carrozzina della vostra federazione, rappresentate un esempio, e ricordatevelo sempre, quando vestite la maglia azzurra rappresentate qualcosa che va oltre naturalmente quella maglia azzurra e si riempie di contenuti molto più importanti per quello che rappresentate, per tanti, magari molti di quei cuccioli che vi vedono come qualcosa alle quali poter aspirare di un giorno di arrivare. Quindi a voi faccio il mio più sincero in bocca al lupo, sempre per le considerazioni di qui sopra, perché poi se non succede nel percorso dell'anno qualcosa, naturalmente il presidente Zappile dovrà cominciare a vendersi i gioielli di famiglia. Ma al di là di questo, sappiate che naturalmente Gran Bretagna e Stati Uniti sono tra le nazioni, a mio modo di vedere, più forti al mondo. Gran Bretagna che esce con un bronzo delle Paralimpiadi, Stati Uniti che le ha vinte le Paralimpiadi, per cui insomma non parliamo certamente di squadre di secondo piano, però per la nostra Italia, i nostri azzurri, è qualcosa di importante, è un momento come dire, sicuramente che fa parte di un percorso di avvicinamento, per cui chiudo con un grazie Fernando, perché avete fatto un grande lavoro, grazie alla comunità di San Patrignano. Io sarò presente alla prima partita di esordio con la Gran Bretagna, quindi vedete che potete fare, anche perché da quando sono membro dell'IPC c'è anche una concorrenza con i colleghi, e ahimè nel board, ahimè ovviamente col sorriso, ho l'ex presidente del Comitato Paralimpico Britannico che ci prendiamo in giro, pure lui ex nuotatore, so che è una partita difficile. Il segretario generale Abogato Stara sarà alla partita conclusiva con gli Stati Uniti il 19, per cui noi ci saremo. No, l'Inghilterra io. No, la prima è Stati Uniti. Allora, allora non posso prendere in giro, allora siete salvi. Però c'ho nel board una rappresentante statunitense, quindi no, non mi salvo lo stesso. Però ecco, noi ci saremo lì in comunità, ci farà piacere vivere con voi ovviamente un evento tecnico agonistico, ma anche quel qualcosa in più che ho sottolineato. Per cui grazie Fernando, perché state facendo uno straordinario lavoro. E sempre con le considerazioni di prima, che caro mio, io voglio la squadra sull'aereo per Tokyo. Grazie al presidente, chiediamo direttamente, passiamo direttamente la parola al presidente Fernando Zappile. Stai attento a quello che dici. Grazie presidente, grazie a tutti i convenuti. Non vi elenco tutti quanti, chiaramente l'ha fatto già il presidente, signora Maglio. Permettetemi di ringraziare pure la squadra del Santo Stefano, che è qui presente con uno dei nostri atleti, col coach. Campioni italiani per la prima volta. Che hanno vinto il campionato italiano. Ringrazio pure la squadra di Rimini che ci darà una mano nell'organizzazione lì a San Patrignano. Dire qualcosa dopo che ha parlato Luca Pangalli, a cui dovrò firmare una cambiale dopo, non sarà tanto semplice, però ragazzi avete sentito, quindi io la firmerò con il bollo non regolare, quindi mi salvo almeno dal protesto. Niente, io invece Luca ha abbracciato un poco tutto quello che c'era da dire, però da me, da parte mia invece, volevo darvi una piccola testimonianza e delle parole proprio in merito a questo evento che sarà disputato lì con voi a San Patrignano. L'ho intitolato Consapevolezza. Non lo so perché mi è venuta questa cosa, però poi andando un pochettino indietro mi sono convinto sempre di più. La leggo perché altrimenti l'emozione non mi avrebbe consentito di farlo così, senza leggere. Allora, non dire mai, a me non accadrà, oppure io non lo farei mai, perché la vita sa essere imprevedibile e nessuno è immune da certe cose. Tutto capita, anche quello che non avresti mai immaginato. Sono consapevole della mia disabilità e delle conseguenze che mi ha provocato, di tantissime sofferenze ed umiliazioni,
Sono però anche consapevole di aver realizzato tanti sogni, famiglia, sport. Avrebbe facilitato il tutto. Avremmo potuto scegliere un basket per questo torneo internazionale, sarebbe stato molto facile. Però, come giustamente dice il nostro amato Pancali, io poi manco lo sapevo che avresti detto questo, quindi ci troviamo perfettamente. Non dobbiamo mai dimenticare di essere gli ambasciatori di quel mondo sociale che tanto ha bisogno di noi. E io mi sento di sposare queste due parole, Presidente. Credo che ci sia veramente bisogno sempre del nostro aiuto. Sono sicuro che i nostri ragazzi e quelli del Sampa, io vi chiamo Sampa perché affettivamente, acquisteranno ancora più consapevolezza che nella vita tutto può essere e tutto può essere superato. Tutti, nessuno escluso, ne uscirà più forte dopo questo meraviglioso evento. Le due nazionali più forti al mondo e la nostra Italia si contenderanno questo torneo. Un grazie a Pancalli, al CIP, al segretario generale Iuristara, alla Giunta, al Consiglio nazionale per averci dato questa opportunità. Te la firmo dopo, la cambiate. Un grazie a voi, Rai, che trasmetterà le due partite della nostra nazionale. Un grazie all'Inghilterra e agli Stati Uniti che hanno subito accolto il nostro invito. Questo dimostra un pochettino che noi non è che siamo proprio gli ultimi della famiglia, quindi non è che vanno ovunque queste due nazionali. Un grazie immenso a Sampa che ha aperto le sue porte a questo evento. Un grazie ai miei collaboratori, dipendenti, al segretario federale, al Consiglio. Ma il grazie più grande ai ragazzi di Sampa e della nostra nazionale. Questo è il motto, no, allora, mai demordere e mai mollare. Questo è il nostro motto. E inoltre questo torneo rappresenta per noi una tappa fondamentale per gli europei di settembre in Polonia, che daranno il passo per le Paralimpiadi di Tokyo. Come vi spiegherà meglio, chiaramente, il Carlo Di Giusto. Presidente, io mai come questa volta, io sono sempre positivo. Ho visto una voglia nei ragazzi, nei tecnici, nel gruppo straordinario. Qualora noi non ci qualificassimo, cosa che io non penso proprio, sicuramente lasceremo un po' di sangue sul campo, il mio prima di tutto. Grazie a tutti. Grazie Fernando. E allora è lì Federico, scusami un attimo, voglio dire una cosa a beneficio dei giornalisti, che ci sta solo un luogo nel quale avrei preferito fare questo triangolare, però quel luogo purtroppo ancora non c'è, che il nostro centro di sport, di avviamento sport paralimpico al Tre Fontane. Quindi questo bene a favore di agenzie. Allora saremo a San Patrignano, è stato citato questo luogo, e allora diamo la parola, la voce a Fabio Ferretti, responsabile del gruppo sport della comunità San Patrignano, per capire cos'è lo sport da voi, cioè che valore ha, quanto ci credete e come state affrontando questa vigilia, a partire da quell'incontro molto emozionante che abbiamo visto, come sta vivendo la comunità questo grande torneo. No. Prego. Grazie. Innanzitutto colgo l'occasione per ringraziare il Presidente della Federazione, il Presidente del Comitato Paralimpico, i ragazzi, l'allenatore, i super mega dirigenti e tutti, no, tutti i ragazzi vi ringraziano. Adesso io non mi ero preparato niente, avevo pensato a tante cose e poi adesso stavo sentendo bellissime le sue parole di consapevolezza, perché potreste venire voi da noi a insegnarci le stesse cose che vedo che insegniamo noi ai nostri ragazzi. E ricominciare, lo dicevo anche prima, no? Andare sempre oltre l'ostacolo, oltre la difficoltà, oltre il giudizio delle persone, di chi si è intorno, e spesso anche oltre il giudizio che ci diamo noi, che quello è il più difficile spesso da combattere.
Lo sport a Sampa esiste da sempre. Io mi occupo di sport a San Patrignano da circa 8 anni, direttamente mi occupo della squadra di basket dei ragazzi, poi attualmente in comunità abbiamo 1300 ragazzi, 2 centri minori, quindi una quarantina di ragazzi che hanno sotto i 18 anni, il più giovane ha 13. Cioè, nonostante a volte si voglia nascondere un po' come la polvere, no? Sotto il tappeto, però la droga esiste, la droga c'è. Secondo me ce n'è molto di più di anni fa, è molto più abbordabile, è diventata quasi normale, se ne parla sempre poco, si affronta ancora meno. Noi ci proviamo, ovviamente noi ci proviamo a recuperare chi è già purtroppo finito lì. Lo sport, dicevo, l'abbiamo sempre usato, fin da Vincenzo, che ha sempre creduto nell'utilità di lavorare in gruppo, perché lo sport è questo, è un gruppo di persone dove ognuno, non è importante il più forte, l'importante è far diventare forte il gruppo, collaborare, allenarsi, quindi metterci impegno, costanza, quando non si ha voglia, trovare la voglia comunque di portare avanti una responsabilità. Cioè, alla fine uno dice andiamo a giocare, ecco, invece giocare è un insegnamento. Si fa giocare i bambini per insegnargli che cosa sarà domani, il futuro, no? Fargli capire che cos'è vincere, ma soprattutto che cos'è perdere, come potersi rialzare. Quindi questo è un po' la base di tutti gli sport che facciamo. Sono quasi tutti ovviamente giocati di squadra, abbiamo una nazionale, noi le chiamiamo le nostre nazionali, no? Quindi abbiamo una squadra di calcio, una squadra di pallacanestro, una squadra di pallavolo, abbiamo una squadra podistica, che per quanto anche la corsa si può vivere in gruppo, non è per forza la persona singola che fa la differenza. Facciamo 5 tornei interni alla comunità, noi siamo un piccolo paese, e quindi riusciamo proprio, i ragazzi, abbiamo all'interno una quarantina di settori, quindi fanno i tornei fra di loro, stessa cosa di calcio, di pallavolo, di pallacanestro, giochiamo a ping pong, tutte le sere, io ogni tanto guardo, tutte le sere ci trasformiamo in Central Park. Io dico, quando ero in percorso, io ho fatto il percorso, guardavo alle 7 di sera tutta questa fiume di gente che correva, ed era un momento di svago da tutta la giornata, perché lo sport è anche questo, svago. Un momento in cui i problemi della vita vanno un attimo messi da parte, e giochi. Quindi io ringrazio ancora, i ragazzi stanno aspettando, stiamo allestendo il tutto. Secondo me sarà non solo 3 giorni di sport, sarà proprio 3 giorni di condivisione, e questa è la cosa che ci appassiona di più. Grazie. Grazie a Fabio Ferretti. Allora, questi due mondi che si uniranno, ma poi, appunto, come ogni torneo di sport che si fa, c'è anche la parte tecnica agonistica, e quindi direttore tecnico Carlo Di Giusto sarà, tanto credo, un test, il test dei test in vista degli europei, e poi sarà anche l'occasione del momento delle scelte, perché dovrai annunciare, appunto. Prego. Io firmo la cambiale con Luca, ma Carlo la firma con me. Eh sì, perché dovrà il direttore tecnico dovrà annunciare i 14 che
no, parteciperanno, verranno per questo torneo, e poi a fine torneo ci saranno il momento delle scelte, delle convocazioni dei 12 che faranno l'ultimo raduno poi qui all'Acqua Cetosa a Roma prima della partenza, no? Per la Polonia, per questo europeo che fa staccare il ticket appunto per Tokyo, quindi è il momento delle scelte ed è, insomma. Assolutamente sì, poi in questo momento più della difficoltà delle scelte mi sento in difficoltà perché sarò padrone di quello che accadrà ai terreni di Fernando e ai gioielli di Alessia, perché credo che pur Alessia, insomma, un po' di suo dovrà metterci, no? No, scherzi a parte, siamo una grande famiglia, con Luca ci conosciamo dal 1983, la prima volta siamo andati a Stoke Mandeville, lui la prima volta che veniva a Stoke Mandeville con me ha vissuto questa esperienza, e poi nel 2002 mi chiamò la prima volta per guidare la nazionale italiana, e iniziò un periodo da non dimenticare, forse il decennio più bello del basket, perché in 10 anni su 5 campionati europei l'Italia ne vinse 3, quindi sicuramente mi auguro che possa tornare a quei livelli. Vorrei dire una cosa riguardo, ecco, questo incontro che si farà a San Patrignano. Io penso che ci sia una cosa molto in comune fra il nostro mondo e il vostro mondo, e parte dalla riabilitazione. E quindi davanti noi abbiamo Stella Maglio. Il professor Maglio ha iniziato a portare lo sport in Italia partendo da un discorso di riabilitazione per tutte le persone che in seguito a un evento avevano perso qualcosa nella vita. Voi fate la stessa cosa, cercate di riabilitare delle persone che forse non sanno di avere delle capacità, come io insegno a loro spiegandogli che hanno delle capacità dal punto di vista dello sport, per credere in se stessi e per tornare ad avere, a vivere da protagonisti la propria vita. Io penso che questo sia una cosa che ci lega moltissimo, e non dimenticherò mai e non finirò mai di ringraziare il professor Maglio, perché ho iniziato con lui negli ultimi anni della sua vita. Tecnicamente dopo l'ultimo raduno a Terregna avremo a San Patrignano 14 ragazzi, da questi 14 ne usciranno 12. Io credo che già un ottimo risultato, come ha sottolineato prima Luca, ringraziando il presidente federale e la federazione, sia quello di aver rinnovato una squadra, di aver cercato soprattutto di credere nei giovani, di cercare di costruire delle basi per avere una continuità, e la presenza dei nostri ragazzini in Finlandia è stato sicuramente un segnale. Un campionato giovanile che vede 9 squadre e forse 11 la prossima stagione, credo che siamo uno dei pochi paesi in Europa che faccia questo, senza esclusione a seconda di patologie, non creiamo solo campioncini, creiamo sogni e diamo la possibilità di svilupparli. Da questi 14 ne usciranno 12, quei 12 che dal 16 di agosto saranno all'Acqua Cetosa per fare l'ultimo raduno prima della partenza prevista per il 28, mi sembra, il 28 abbiamo il volo che ci porterà in Polonia, dove andremo ad affrontare le 12 migliori squadre europee divise in 2 gironi da 6, le prime 4 di ciascun girone, poi farà degli incontri diretti ad eliminazione diretta, prima quarta, seconda terza, quindi come dicevo prima all'amico Iuri, in una partita, cioè in 40 minuti noi ci giocheremo 4 anni di programma. E è il bello e il brutto dello sport, noi ce la metteremo tutta. Io ho molta fiducia nei ragazzi, come ha già sottolineato Fernando, loro hanno voglia, molti di loro credo non abbiano vissuto questa esperienza. A Londra non so chi c'era di quelli attuali, solo Jack e Geninazzi, quindi immaginate su 12 atleti che verranno a giocarsi una qualificazione per Tokyo, solo uno ha avuto la possibilità di capire che cosa significa una Paralimpiadi, e quindi spero, anzi sono sicuro che loro arriveranno al meglio, e spero di ottenere il risultato migliore possibile, quindi di finire fra le prime 4 per poter portare la nazionale italiana di basket in carrozzina a Tokyo, così evitiamo danni anche e risparmi, perché non dimentichiamo che se andiamo a Tokyo poi è Luca che dovrà mettere i suoi gioielli, non lo dimentichiamo questo. Grazie a tutti di essere grazie qui a tutti, e in una clip, in una pillola di poco meno di 60 secondi vi facciamo vedere chi sfideranno gli azzurri a San Patrignano.
a finalisti dello scorso, della scorsa Coppa del Mondo, Inghilterra-Stati Uniti, ha vinto l'Inghilterra, nessuno se l'aspettava, 2011 campione del mondo ad Amburgo, 2018 scusate. Un secondo che parte il segnale. Di immagini, è arrivata proprio ieri la conferma che tutte e tre le partite andranno in diretta su Rai Sport. Ci hanno confermato che anche la partita USA-Gran Bretagna andrà in diretta con il commento di Lorenzo Roata, ovviamente. E ora passo la parola per la conclusione a chi sarà protagonista poi in campo, e quindi parto da uno dei due capitani azzurri che, l'avete visto prima, è anche stato tra i protagonisti dello spot girato a San Patrignano, e gli chiedo appunto cosa ti è rimasto di quella giornata a San Patrignano e invece sul piano sportivo cosa ti aspetti da questo super triangolare. Beh, sicuramente la giornata a San Patrignano, come abbiamo potuto vedere, come poi ognuno di noi che è stato lì, è stata sicuramente una giornata molto particolare, ricca di emozioni, soprattutto dal punto di vista umano. C'è stato molto coinvolgimento, e soprattutto noi siamo molto felici di andare a giocare questo torneo lì, più per il lato sportivo, proprio dal punto di vista umano, quello che c'è rimasto dentro. Come dicevamo prima, è stato veramente è stato uno scambio reciproco, è stato molto bello, perché ci siamo veramente ritrovati a parlare con dei ragazzi che non avevamo mai visto e che non avevamo mai conosciuto, ma non appena ci siamo seduti a parlare era come se ci conoscessimo comunque da sempre, perché quello che ci legava comunque era un percorso diverso, però comunque con delle difficoltà, no? Che hanno caratterizzato la nostra vita, chi per una cosa, chi per l'altra. Ma poi la cosa bella è stata che comunque tutti quanti ci siamo resi conto che poi l'obiettivo comune, sia il nostro sia il loro, è stato quello di riprendersi in mano la propria vita, no? E cercare di renderla il più bello e il più felice possibile. Questo penso che sia poi la cosa più importante e soprattutto più bella. Hanno provato a giocare, si sono seduti con noi, davvero non ci sono stati filtri, abbiamo parlato di tutto, è stato davvero uno scambio incredibile, una giornata davvero che ricorderò sempre. Devo ringraziare chiaramente anche la federazione che mi ha dato questa ulteriore opportunità, me ne sta dando tante, quindi sono davvero molto grato al presidente, ad Alessia, che comunque mi danno la possibilità davvero di scoprire oltre alcuni lati miei di giocatore, ma soprattutto di persona, quindi sono molto felice. E anche chiaramente anche Luca, ma
E quindi niente, siamo molto contenti di andare a giocare questo torneo. La parte sportiva, chiaramente sappiamo tutti che sono due nazionali molto forti, sappiamo che però anche noi abbiamo le nostre qualità, abbiamo le nostre caratteristiche, abbiamo un obiettivo importante, quindi non dobbiamo avere timore di nessuno, dobbiamo avere rispetto di tutti, però dobbiamo sapere che comunque anche noi abbiamo le nostre possibilità. Non dobbiamo sempre pensare a chi hanno gli altri, ma dobbiamo lavorare per far sì che ben presto anche gli altri pensino a quali sono i giocatori dell'Italia, no? Quindi questo sarà importante, noi ci stiamo allenando, stiamo lavorando forti tutti insieme e quindi speriamo comunque di andare lì, di giocare un bel torneo, che sia una preparazione importante e poi di andare in Polonia e cercare di fare il meglio possibile. Grazie a Filippo Carossino e in conclusione do la parola a Sabri Bezzetti, che è fresco il campione, più giovane della nazionale, fresco campione d'Italia con il Santo Stefano Avis, il primo scudetto della storia del Santo Stefano, ha già partecipato a un europeo e quindi DT permettendo parteciperà anche all'europeo in Polonia e a lui, visto che Filippo ha parlato del torneo e degli avversari, chiedo una valutazione sul girone, quindi sulle avversarie che affronterete all'europeo, insomma cosa ti aspetti e ecco, come lo vedi insomma questo girone iniziale, cioè se sei convinto dei vostri mezzi di passaggio. Come ha detto già Filippo, non sarà molto facile perché sono molto, ci sono delle squadre molto importanti, però come ha già detto noi ce la metteremo tutta e daremo il meglio sia io e Filippo e tutta la squadra, penso, perché giustamente ci vogliamo qualificare e niente dire. Di poche parole. Sei già teso, sei molto teso. Grazie a Sabri e preferisce prima far parlare la carrozzina. Bene, questo è quello che si augurano tutti. Poi prima di chiudere chiedere se ci sono domande da parte dei colleghi della stampa, consentitemi di ringraziare oltre a tutti i presenti anche l'AMMI Sport Italia, la società, storica società della regione che appunto sta contribuendo all'organizzazione di questo evento, tutti gli sponsor che vedete poi elencati, avete in cartellina, che hanno sostenuto l'evento e per chi volesse seguire da vicino gli azzurri potrà appunto incontrarli prima delle gare all'Hotel Savoia di Rimini, dove soggiorneranno a partire dal 12 luglio e quindi si potrà andare magari a spiarli, a guardarli, e poi invece per i colleghi della stampa, per gli accrediti a San Patrignano abbiamo insomma trovato appunto una modalità, se c'è insomma si possono vengono accettati gli accrediti per la stampa per seguire i 3 giorni di evento. Dunque se qualcuno ha domande altrimenti ringraziamo tutti e invitiamo sia i colleghi che gli ospiti nella sala adiacente per un rinfresco e vi aspettiamo insomma a tutti quanti insomma o davanti alla televisione o dal vivo dal 17 al 19 luglio per Stars in Zampa. Grazie a tutti.